mamma mia, nelle mie orecchie. Oggi siamo qui per fare una cosa pazzesca. Innanzitutto siamo qui con Flavio. Ciao. Oggi abbiamo deciso di mettere alla prova le nostre conoscenze geografiche su GeoGuessr. Nella modalità che andremo a fare oggi, il sito ci teletrasporterà tramite Google Street View in un luogo casuale sul pianeta Terra. E noi, assieme all'aiuto fondamentale che ci darà Flavio, dovremo individuare la nazione in cui ci troviamo. Cercando di non fare troppe figure di merda. Tra l'altro mi piace la traduzione in italiano di questo sito. Quanti paesi si può tenere giusto? Giusto? Gioca ora. Ok, Italia, Napoli. Sud America. Panaderia, ok, spagnolo. Quindi potrebbe essere il Sud America, effettivamente. Vado, c'è scritto vado sul cartello. Dove? Sul cartello di via là. Divieto di cielo. Vado. Seviglia, Seviglia, Seviglia. Andata. Spagna. Oh, siamo fortissimi, Easy, cara. easy. Prossimo round. Vai. La COP. Ah sì, vabbè, la COP non è che ci sta solo in... Aspetta. Quello è il tabacchi, ti ricordi a Budapest? Quello è il simbolo del tabacchi. Posso dire che sinceramente i cartelli in Ungheria non me li ricordo così. Io non mi ricordo proprio l'Ungheria, è diverso. Io manco, non stavamo in ottime condizioni, effettivamente. Allora, mi è venuto un attimo un flashback. Devi tutti greve. Piangere. Però minchia, ci ha fatto spawnare in un posto del Il cazzo. fatto è che non puoi sbagliare perché va a serie, cioè qua è vai avanti fino a che non sbagli. Cos'è questo? Qua è un glitch nel Matrix. Questo è così nella vita reale, non è il mio computer. Lì secondo me c'era qualcosa. Ho visto un cestino dell'immondizia che secondo me hanno tipo un sito per dirti come fare. Comunque è brutto perché se sbagli ti senti veramente in colpa che poi devi ricominciare da capo. Questo è il momento di sbagliare, ok? Stiamo solo al secondo. Vai Io direi allora, di buttarci su Ungheria. Ungheria. Vai, è ragionissima. Oh, boh! Ma io altro che economia, ma io dovevo andare a studiare Ma geografia. esiste la facoltà di geografia in qualche università italiana? Ha un sentore di Miami. Vero, vero, ci stavo pensando anch'io a Miami. Miami centro, secondo me. Fermo, aspetta, non è tipo ebraico? E quindi è tipo Israele? Ma lo sai che secondo me è giù? Cioè, io, madonna, ho paura che diciamo tipo delle cazzate in mani e sotto nei commenti erano sti ignoranti di merda. Boh, frate, Israele. Non vedo boh. No! Questa cosa non può stare nel video. Questo mi ispira tutto tranne che paese civilizzato, sinceramente. Vabbè, ma che cazzo Cos'è c'è? questa cosa È Pippo! È esattamente? un Pippo! Cos'è un È pippo? Pippo, quello di Paperino. No, di Topolino. C'ha la faccia che non lo so, me lo ricordo. È tutto. Scendiamo Israele? Sì. Dove sta Israele? Mamma mia, ma quanto sono forti! Leon Cortés. Mi ci ha già portato una volta, però non mi ricordo dove stracazzo sta. Museo di arte È Costa costarricense. Rica. Ma quanto cazzo siamo forti, Io penso frate? che questo qua è il Va, basta. record del mondo. Record del mondo infinito. Cazzo significa record del mondo infinito? Record del mondo pazzo sgravato. Pazzo sgravatissimo, sì. Trentino. Guarda la vegetazione pure. Ma no, c'è una vegetazione rigogliosa. Allora, la flora è uno dei punti chiave di questo posto. L'architettura è carina, mi piace molto, Io sinceramente. darei un bel 9 su 10. È un paese dell'Est Europa, easy. Ma non so, posso dirti sinceramente. A me mi sembra più tipo Norvegia. No, la Norvegia è diversa. Non so, io non sono mai stata né in Norvegia né in un paese dell'Est Europa, sono stata in Romania, non c'entra un cazzo la Romania. Te posso dire che non è la Romania? Allora io ti dico che non è né la Danimarca né la Norvegia. Dici? A me mi sa proprio di Danimarca invece. Ma è un cane! Ah no, è un bambino! Cane che torna da scuola. Cioè, guarda che figa sta casa, frate, io ci vivrei, cazzo. Cioè, mi sa proprio di America questa casa, però. Oddio, ma un botto. Sai di cosa mi sa? Però questa è la casa di Troy Bolton. Sì, è vero, è verissimo. Io se vedo un coso da basket sopra un garage, per me è automaticamente America. Cioè, non c'è un altro modo Sì, per vedere ti questa dice Los cosa. Angeles quella cosa là. Oh, che te sta a frega? Anaffita. Ma questi che c'hanno la scala da qua alla camera? Ah sì, perché quello là, ammetti che il marito trombaco deve... Cioè, hai capito? No, non hai capito. Allora. Dici che qualcuno tradisce dalla seconda via d'uscita? Capito? Magari così, senza che te butti di sotto, al massimo c'è sta la Giusto. scaletta, così non muori.
fuori, capito? Oh, la fermata dell'autobus, sì. Ah, questa devo portare da qualche parte, quest'autobus del merda. Oh, la vedi la mappa? Aspetta. Aspetta che... Vedi che la cazzo di Danimarca? È un botto qualcosa da ste parti qui, secondo me. Sì, però quella cosa potrebbe essere iperzoomata, capito? Vediamo in Danimarca se c'è qualcosa di simile. Però è una cittadina così tranquilla, cioè... Mi sa proprio di Danimarca. Ma questo mi sembra il tipico posto dove, tipo, ci girano gli horror. Hotelli. Ostos Cascus. Oddio, che gioco di merda. Che gioco di merda, per favore, metti una nazione, quella che ti piace di più. Che non sia la Danimarca, per favore. Tanto sono carini sti pischelletti. Oddio, mettili sotto, vai là e mettili sotto. Io sono convinta 100% che è la Norvegia. Il 100% che non è. Vediamo che vince. Guarda, sì, guarda, guarda, guarda. Li vedi, lati? Te mi vuoi dire che tra tutti questi non ce n'è una simile alla cartina che abbiamo visto? Oh, questo è pure vero. Non lo so. Cioè, dai. Basta. No, vabbè, vaffanculo. No, vabbè, sono incazzatissima.